Alessio Alberto. Voglio la borsa. Allora guardiamo, ecco, noi siamo lì, speriamo davvero che la fiaccola di San Benedetto illumini quelle menti, grazie. Il discorso del sindaco ha sottolineato nuovamente la parola bambini, bambini che qui, come potete vedere, stanno giocando, facendoci vedere delle scene medievali bellissime. Ecco, pensate ai bambini che invece si trovano lì e che in questo momento probabilmente non hanno né lo spazio né il tempo per poter giocare, perché forse la preoccupazione è un'altra da parte dei loro genitori e magari anche da parte di quelli che già bambini si rendono conto di quello che sta accadendo in queste ore in Ucraina. Bambini che voglio ricordare, bambini della città di Cassino in questi giorni hanno accolto in maniera calorosissima i bambini dell'Ucraina che sono stati, per le famiglie che sono state accolte qui a Cassino, che sono riusciti a fuggire. A volte, anzi spesso, i bambini sono più intelligenti degli adulti. Io vorrei semplicemente aggiungere due cose. La prima riguarda sul carattere identitario che ritroviamo nella fiaccola benedettina Pro Pace et Europa Una. Il mese scorso, durante la cerimonia di accensione della fiaccola benedettina a Norcia, fui avvicinato da un'anziana signora, la quale mi chiese da dove venivo. Io dissi: vengo da Monte Cassino. E lei subito rispose: ah, dal San Benedetto di giù. È una risposta molto semplice, ma che dice tutto il bene che queste persone hanno per San Benedetto, rivolgono a lui, ma anche questo senso profondo della propria identità, questo San Benedetto che unisce queste tre città, Norcia, Subiaco e Cassino. Noi siamo il San Benedetto di giù, probabilmente quelli di Subiaco sono il San Benedetto di mezzo, Norcia, dove tutto ha avuto inizio con la nascita di questo grande santo Benedetto. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare, ma brevissimamente, ecco il significato ancora una volta della luce di questa fiaccola benedettina. È stato detto e ripetuto, ecco, come sia il fuoco della pace e direi il fuoco dell'amore, perché non c'è pace vera che non nasca dall'amore, da quell'amore vero che il Signore Gesù ci ha insegnato, che San Benedetto ha trasmesso dopo averlo vissuto in prima persona ai suoi figli, alle sue figlie, a tutti noi. Ecco, questo credo che sia il significato profondo che dovremmo sempre tenere presente di fronte ai nostri occhi e nel nostro cuore, soprattutto in questi momenti di grande tragicità per quello che sta avvenendo nella nostra Europa. Non il fuoco delle armi micidiali, non il fuoco dell'odio, della divisione, del disprezzo dell'altro, ma il fuoco dell'amore che ci affratella, il fuoco dell'amore che ci aiuta a guardare nell'altro la presenza di Dio stesso. Ecco, questo credo che sia il messaggio che dovremmo portarci dentro di noi in questi giorni in cui celebriamo o ci prepariamo a celebrare la festa di San Benedetto, e invito coloro che ci credono, ecco, a fare della potenza della preghiera un accompagnamento quotidiano. Un grande padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, diceva che chi prega ha le mani sul timone della storia, perché Dio stesso ha le mani sul timone della storia, al di là di tutte le contraddizioni di cui quest'ultima è piena e che sono frutto delle nostre inadempienze, della nostra malvagità. Ebbene, pregare significa essere in consonanza con Dio, e noi ci crediamo, e
per questo invito coloro che lo vorranno fare e che probabilmente già lo hanno fatto in questi giorni, ma continuare a farlo, a pregare con insistenza e invocare la pace non solo sull'Ucraina ma sul mondo. Tre cortei, i consoli della terra di Norcia, un applauso. La Comunitas Subracensis, un applauso. E il corteo storico Terra Santi Benedetti, e qui l'applauso è di casa. I consoli della terra di Norcia sono nati negli anni 70, attualmente il corteo è composto da 150 figuranti, vestono abiti d'epoca. Il corteo affonda le sue radici nella storia della terra che ha dato i natali a San Benedetto. Più recente è invece la storia del corteo storico Comunitas Subracensis, nato nel 2015 per volontà dell'amministrazione comunale. Un progetto partito con 40 figuranti è cresciuto nel corso degli anni con l'obiettivo di far ritrovare le radici storiche e il senso di appartenenza della comunità Subracensis. E siamo al corteo storico Terra Santi Benedetti. Nato nel 1994 in occasione del 50° anniversario delle distruzioni di Monte Cassino e Cassino, è oggi composto da circa 400 figuranti. Ne fanno parte nobili, dame, cavalieri, popolani, musici, pellegrini e soldati della milizia. Indossano abiti tutti realizzati a mano, ispirati al periodo a cavallo tra il XIII e il XIV secolo. La storia narra che all'indomani della morte dell'imperatore Federico II, avvenuta nel 1250, gli Svevi si fossero impossessati del monastero di Monte Cassino, trasformandolo in una impenetrabile fortezza da cui partivano attacchi e saccheggi verso tutto il territorio ai piedi del monte. Le scorrerie durarono fino all'avvento di Carlo Maggiore. Nel 1263 il Papa Urbano IV, per porre fine all'insostenibile situazione, nominò abate di Monte Cassino Bernardo I Aiglerio, un monaco provenzale di grande cultura, uomo energico e risoluto, nonché saggio e prudente. Con lui la terra di San Benedetto tornò a rifiorire, diventando la principale signoria monastica di tutto il feudalesimo. E grazie alla Fondazione San Benedetto, oggi guidata dal presidente Don Luigi Di Bussolo, da quasi 30 anni attraverso il corteo possiamo rivivere scene di quel periodo storico. Cito su tutti la Fiera del Santo, un mercato medievale che negli anni precedenti alla pandemia si è lasciato ammirare da tanti visitatori, alcuni anche illustri come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi, grazie al corteo storico Terra Santi Benedetti, rivivremo la revocazione del giuramento della milizia. Seguirà la festa animata da danze medievali eseguite da popolane e nobili del corteo cassinese e dai figuranti della Comunitas Subracensis. Thank you.
Thank you.